Dedichiamo questo nuovo record del mondo che abbiamo stabilito nella 4% insieme a me, Rud, Mario e Raffaele. Questo è un regalo che abbiamo fatto per la federazione! Per l'Italia! Per l'Italia! E siamo qua perché vogliamo augurarli direttamente con la nostra voce di ADR il bentornati a casa, benvenuti a Roma. Siamo molto orgogliosi di quello che hanno realizzato nella loro trasferta australiana, un motivo di orgoglio, un fatto molto importante che anche l'aeroporto della capitale sia la loro base logistica, la loro base operativa. Quindi questo riunirci con loro vogliamo sottolinearlo con un'accoglienza particolarmente calda. Aeroporti di Roma, società del gruppo Atlantia, ricordiamolo, ha al centro della propria strategia il fatto di erogare servizi di qualità, servizi di eccellenza. Siamo tornati con tanti allori che erano un po' insperati, erano un po', sono diventate delle certezze, quelle che erano delle speranze sono diventate delle certezze. È veramente una grande soddisfazione per la nostra federazione, per tutto il nostro movimento, perché al di là delle medaglie, al di là degli ori, sono soprattutto stati molto importanti i risultati, quindi i tempi e soprattutto un grande record del mondo che ci porta chiaramente in vertice a livello mondiale. Io ringrazio il gruppo Aeroporti Roma e gruppo Atlantia veramente per questa accoglienza che è inaspettata e che veramente ci inorgoglisce, insomma, un grande momento di festa che corona un po' questa nostra, ma era inaspettata questo nostro risultato, quindi grazie ancora per questo, per tutto quello che avete fatto. Hip hip hurra! Hip hip hurra! Hip 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 hurra!